E puoi dirmi con calma che cosa sta succedendo? Romeo l'ha picchiata, porca troia. Ma io stento a crederlo, lui non mi sembra proprio il tipo. Ma se lo conosci appena. Guarda che io le persone le capisco al volo. Come hai capito al volo, papà? E ti sei ficcata in questo casino di merda. Io e tuo padre stiamo benissimo, abbiamo dei diverbi ogni tanto, come sarà anche per Alice che avrà esagerato nel raccontarti. Non mentire. Tanto mio padre non ha mai funzionato. Quando è che è riuscito? Ma in che senso? È per questo. È per questo che mi coprivi tutti quei mesi. Ce l'avevi con lui. Ce l'hai con lui. Che succede? Non lo so. Non lo so, cazzo. Dov'è? Abbiamo litigato, ma non è colpa mia. Io non voglio che si faccia male. Ho fatto una cazzata. Non avrei dovuto urlarle contro, mi dispiace. È tutto ok. Andrà tutto bene. Che diavolo ci fai qui? Ieri sera non sei venuta e quindi... E quindi sei venuta a lavarti la coscienza. Cosa ci fai ancora qui? Non dovevi andare nel mio. E tu chi sei, principessa? Alice, piacere. Alice. Sì. Senti, io adesso devo lavorare, quindi è il caso che tu ti imbrani. Ok, magari ti chiamo. Sì, ma ti chiamo io. Ok. Ok. Ciao, ciao. Luisa è così. Sta zitta per la maggior parte del tempo e poi spara fuori una perla di saggezza. Non c'è un cazzo da ridere. Quando l'abbiamo conosciuta pensavamo che fosse autistica. E invece niente. Per quanto ne so io, può essere un alieno. Ma perché fate quelle foto, quei video? Ma cosa c'entra adesso? Perché li fate se poi vi lamentate di come vi vedono le persone? Alcuni di noi lo fanno soltanto per i soldi. Non ci sono altre motivazioni che le spingono a farlo. Altro perché pensano che possano essere accettate determinate deviazioni e che la diversità vada e debba essere accettata. Che poi è accettare noi stesse. Ma finché non vado in televisione, finché non salgo su un cazzo di bancone a ballare come un idiota, finché non accetto le loro regole, i loro compromessi, io sono libera. Buonanotte, Zoe. Buonanotte. Cosa ti ha fatto questo? Ti ha toccato giù la colonna. Romeo! Romeo! Non è in casa! È stato un errore! Un incidente! Io giuro che lo ammazzo! È soltanto preoccupato per me! Ma che ti frega? Che cosa credi? Io siccome sono un po' puttana non posso provare sentimenti per le persone. Non posso provare emozioni. Soltanto perché il mio buco online misura al giorno. Tu pensa che sei tu il mostro. Forse ha ragione. Non ha tutti i torti. Hai un'influenza negativa nei miei confronti. Davvero? Quale sarebbe il motivo? Quale sarebbe il fottuto motivo? Beh, forse Alice. Perché frequenti delle squinternate. Bevi troppo. Come li spendi i tuoi soldi, In droga, alcol, le lingerie! Ma tu che cazzo sei? E poi come li guadagni questi soldi, Facendo la troia su internet, che comunque non è la troia! Tu sai per giudicare la vita di una persona? Tu chi sei? Che stai comprendere da uno sfigato? Tu non sei mio soldo. Credevo di essere! Ma non voglio che tu lo sia!
Sto finendo il lavoro veloce. Ci vediamo a... Ti mando l'indirizzo su WhatsApp tra mezz'ora, ok? Belle notizie. Fatti i cazzi tuoi. Come è andata con il tizio dell'altra sera? Sì, è vero, com'è andata? Hai fatto fare un giro sulla giostra al ragazzino? Kat, non far finta di ricordarti che cosa è successo l'altra sera. Hai vomitato tutta la notte. Secondo me devi fumare di meno. Non so da chi cazzo la compri quella roba, ma t'ammazza. Sarà qualche suo amico delinquente di qualche baby gang? Ragazze, non siete pronte. Appena avete finito, di là. No, davvero, com'è andata? Il solito. Troppo servizievole per i miei gusti. Nessuno sarà mai come quella persona. E lo sai bene. Non puoi continuare a torturarti così. Torturarmi come? Cosa sei, psicologa adesso? No, a parte gli scherzi. Adesso le cose vanno meglio. Prima o poi mi passerà. Ragazze, se ci raggiungete iniziamo. I'll show you.